Ecco come nasce una canzone di testi senza senso. Tutto parte dal generatore di testi. Il generatore assembla delle parole in maniera casuale e le riporta in una struttura invece sensata, nella struttura che può essere veramente quella di una canzone, quindi con strofe e ritornelli. Ogni volta che io voglio un nuovo testo, lo genero. E per esempio, in questo caso, il generatore mi crea una canzone che si intitola Temere albergatore mangiare. Il titolo è l'unica cosa sulla quale io posso scegliere di cambiare qualcosa, quindi posso scegliere di cambiare tutte e tre le parole, quindi riformulando, per esempio, zotico, normale, mandare, o melone, correre, pubblicare. Posso anche scegliere però di rigenerare il contenuto del testo e quindi la struttura. Ogni volta che clicco rigenera, cambia la struttura, quindi magari prima c'è il ritornello, poi la strofa, o i ritornelli sono più lunghi, le strofe più corte, quindi cambia la lunghezza delle parti. Ora io voglio fare un testo piuttosto corto perché sarà solo un esempio, quindi farò solo una strofa ed eventualmente andrò a sfumare la base che utilizzerò. Mi sembra addirittura troppo lungo così, quindi farò rigenera, resta il titolo, ma cambia il contenuto. Ora che sono soddisfatta, vado a scegliere una base che abbia una lunghezza, beh, già corta, la scegliamo già corta, come per esempio questa. Le basi sono prese dall'archivio di YouTube di basi in Creative Commons, quindi basi che sono liberamente utilizzabili sul web. La preascolto perché ho bisogno della tonalità. Io utilizzo anche un multi-effetto per la voce, che rende la voce molto più carina, e che mi aiuta, anzi, mi permette di applicare un eco, per esempio, delle doppie voci, in questo caso un'ottava bassa e un'ottava alta, delle armonizzazioni, l'autotune. È un morph. Il morph. Morph è uno dei miei effetti preferiti perché è divertentissimo, mi permette di avere un vocione profondo da uomo oppure di picciare la voce altissima come quella di un topolino, di un cartone animato. Quindi vado ad ascoltare un pezzetto della base per sentire la tonalità. La imposto nel mio multi-effetto per la voce perché se volessi fare dei cori ho bisogno che la tonalità sia corretta. E ora che sono pronta posso partire. Ho un controller che mi permette di farti vedere esattamente quando comincio a cantare le parole che scorrono. Vado. Ecco un esempio di come nasce una canzone di testi senza senso. Mi invento una melodia sulla base utilizzando le parole che sono state generate in quel momento dal nostro generatore di testi senza senso. Ti aspetto per un sacco di altre canzoni con testi senza senso. Ciao!